Allora, quest'anno sono qui, sì, sono un abitué. L'anno scorso non mi sembra. 2 anni fa. Veloce come il vento, poi eri venuto. Ero venuto, sì, mi avevano anche dato il nastro d'argento. È andato un premio speciale a ho preso un nastro speciale. È vero. Quindi è tu ci metti sempre lo zampino. Poi The Young Pop, dopo che hai incontrato il Papa, ci hanno detto che domani sale al Quirinale, giusto? Sì, perché forse ricevo un incarico di governo, ma non posso dirlo ancora. Però mi sono vestito col tre pezzi per quello, perché vado diretto da qua. Tornando alle cose serie. Notturna, perché c'è tanto da fare in questo, a parte gli scherzi, un momento tragico, quindi. Non ridiamoci tanto, va bene. Però quest'anno un anno magico, 2 grandi film, quale ti è rimasto di più nel cuore? Ma secondo te, cioè, io ti rispondo. No, a parte così ti mena. Ok. No, allora, a parte il fatto, guarda, sembra una sciocchezza. Allora, io avevo già lavorato sia con Luciano Ligabue che con Gabriele Muccino. Esatto. Quindi è stato un anno di grande revival. E non lo so, con Luciano c'è un legame, una comprensione che va al di là delle parole. Sarà che siamo della stessa terra, sarà che, non so, ci capiamo davvero. Io quando leggo le parole che Luciano scrive sento la musica che lui mette e il ritmo che lui mette in quelle parole e gli appoggi che lui vuole dare. Forse perché siamo della stessa terra, ma forse perché è anche un modo di intendere certe cose molto simile. Con Gabriele è un altro tipo di emozione. Lui ti prende e ti toglie tutto, ti spoglia, ti mette a nudo davanti alla macchina da presa e ti chiede di dargli il massimo di emozione, di disponibilità. Quindi è una fortuna poter lavorare con degli autori di questo tipo. Davvero non ho un film più preferito rispetto all'altro, un'esperienza, perché sono state 2 esperienze diversissime. Se pensi anche che sono 2 film sulla famiglia e che sono così diversi, sono veramente 2 esperienze diversissime, ma tutte e 2 sono state totalizzanti. Il paese, diciamo. In parte sì, c'è una certa tristezza, c'è anche una qualche speranza, c'è un pertugio di rimettersi in gioco, però sicuramente in questo momento non è facile raccontare storie positive al 100% sul nostro paese.